Non preoccuparti che sta fogna nasce con le branche. Dico grazie a me stesso con i bro dunk. Se la fama è un inferno vengo con Dante. Dopo che fai il disco è proprio come una donna incinta che partorisce, no? Il problema è quando lo stai facendo. E il problema più grosso è quando hai fatto il disco. Quando hai finito il disco vieni sommerso da una valanga di paranoie incredibili. Tipo? Beh, inizi a pensare, no, sicuramente è una merda, questa roba non ascolterà nessuno, sarà un flop. Sai, pensi al flop, perché comunque il flop arriverà sempre a qualcuno. È impossibile che tu riesca a stare sempre sulla cresta dell'onda. E ovviamente ti metti tutte le paranoie possibili, poi anche le canne giocano un ruolo importante. No, penso che se un artista riesce a fare dei dischi validi, poi va, è una catena, no? Ho avuto la fortuna di aver fatto dei buoni dischi. Questo era il disco più maturo, secondo me. Quindi ci sono arrivato piano piano. Non penso di essere sicuro il migliore degli altri. Sicuramente ho fatto il disco giusto al momento giusto, secondo me. Questo è un altro lunedì di sabato sera, quindi per favore puoi lasciarmi solo. Mi sento come un lupo quando è luna piena. Guardo la tempesta che distrugge il molo. E visto quanto è brutto il mare d'inverno, fortuna che c'ho sempre gli occhiali da sole. Siamo prefissati questa roba di tirare fuori sempre delle idee particolari e originali. E l'ultima è questa della nave. Starò lì col DJ per un tot di ore, facciamo una selezione di pezzi, ogni tanto calcio qualche strofa, sarà più impostato così, sarà più una festa. Io la nave l'ho presa un sacco di volte, ho dormito anche sul ponte, quindi il fatto di attraversare il male proprio, ho attraversato il male. È la metafora della nave, è importante, mi piace. Anche perché poi ho preso l'aereo per andare a Milano.